Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con la Ferrari F1 Collection. Oggi è il tempo di andare ad aprire la SF90 di Charles Leclerc. Ragazzi miei, numero bellissimo, torniamo a parlare di Burago perché come sapete le ultime macchinine sono sempre delle Burago, anche questa SF90 lo sarà, adesso ve lo faccio vedere. Come sempre, vi avevo annunciato l'uscita di questo video sui miei social, mi raccomando, vi lascio qui sotto, andate a lasciare un follow se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutto quello che arriva in edicola, perché vi faccio sempre delle storie prontamente appena arrivano i numeri, quindi se volete essere sempre aggiornati, mi raccomando, andate a lasciare un bel pollicione. Allora, la collezione sta procedendo, devo dire, piuttosto bene, siamo già arrivati al numero 8. Come sempre a me arrivano il venerdì, quindi arrivano un po' prima rispetto a tantissimi di voi che mi chiedete sempre, Visio, ma come mai a te ti è già arrivata? Non lo so, francamente, a me arrivano il venerdì, ho visto che in tantissime zone d'Italia arriva invece il martedì successivo. Quindi io vi sto facendo vedere questo video di sabato, ma se a voi non è arrivata, ragazzi, state tranquilli, in teoria arrivano il martedì, perché il lunedì le edicole non scaricano, almeno solitamente, quindi insomma, state tranquilli. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Ferrari F1 Collection dove potete trovare non solo i primi 7 numeri che abbiamo fatto ma troverete anche tutta la collezione perché come sapete, come vi ho già detto, farò tutti e 75 i numeri quindi vedremo tutte quante le Ferrari. Va bene? Ragazzi, spostiamoci sotto ed andiamo ad aprire la SF90 di Charles Leclerc. Perfetto ragazzi, eccoci qui, iniziamo. Come potete vedere alle spalle di questo nuovo modellino, oggi abbiamo veramente tanti paragoni da poter fare, perché insomma questa SF90 ce l'hanno fatta uscire un po' in tutte le salse. Va bene, quindi adesso andiamo a vedere qual è il modellino migliore e vi do anche il mio consiglio se acquistarla o non acquistarla, se avete già quelli passati. Allora, iniziamo però dando uno sguardo, come facciamo sempre, al fascicolino. Ragazzi, io quando leggo SF90 e leggo Charles Leclerc, la cosa che mi viene in mente sono le due vittorie di fila in Belgio e soprattutto a Monza del nostro Charles. Sono state veramente spettacolari. Allora, nel prossimo numero avremo la F2008 di Felipe Massa. Anche questa, ragazzi, è veramente uno spettacolo, questa macchina meravigliosa che purtroppo non ha vinto quello che doveva, perché un po' per sfortuna, un po' per errori di Felipe, questa macchina sarebbe potuta essere campione del mondo veramente in maniera molto semplice, che poi in realtà è stata campione del mondo costruttori, però purtroppo non piloti, Felipe perse all'ultima curva dell'ultimo Gran Premio in Brasile. Va bene? Comunque, come vi dicevo, ragazzi, la SF90 mi ricorda la sfida con Lewis Hamilton. Il grandissimo Charles riuscì a resistere all'assedio, all'attacco di Lewis, portandosi a casa quella vittoria magistrale. Va bene? Bellissimo. Comunque, come vi stavo dicendo, oggi abbiamo un bel po' di paragoni da fare. Allora, intanto procediamo con l'apertura. Come vi stavo dicendo, ragazzi, questa è una Burago al 100%. Ormai l'abbiamo capito. Innanzitutto dallo scotch rotondo, vedete? Tipico dei modelli Burago, ok? Poi ovviamente c'è il fondo dell'auto scolpito, guardate un po', che è proprio una cosa tipica che fa solo la Burago, che peraltro è una cosa veramente bellissima, a me piace davvero tanto, è una piccolezza che magari certe volte non ci si fa neanche troppo caso, però vi assicuro, e voi sapete che gli appassionati ci vanno proprio a guardare, sarebbe stupendo anche vederlo sulle sospensioni, diciamocelo. Però, piuttosto che non esserci, devo dirvi che è veramente un effetto bellissimo. Allora, la macchinina, ragazzi, è molto molto regolare. Perché vi dico questo? Perché innanzitutto molti di voi so che hanno proprio la Burago. Ed è, ragazzi, identica al 100%. A me sembra, l'ho guardata piuttosto bene, mi sembra che non ci sia nessuna differenza. Perché negli scorsi numeri vi ricorderete che sono state aggiunte delle piccole modifiche, dei piccoli miglioramenti, magari alla T-Cam, magari al tubo di Pitot. Questa, ragazzi, mi sembra veramente identica alla Burago. Vi dico questo perché io ho collezionato anche quella dell'altra collezione, la Formula 1 Auto Collection, e ragazzi, guardate un po', è proprio spiccicata. Stiamo parlando della stessa identica Burago. Devo dirvi che prima di fare il video mi sono messo un po' a guardare, cercando
con attenzione, no? Di provare a vedere se c'era qualche particolare diverso. Ragazzi, io ce l'ho messa tutta, ma a me sembrano proprio identiche sotto tutti i punti di vista. Ale anteriore, appendici aerodinamiche, ala posteriore, un cockpit, veramente tutta identica, va bene? Quindi serve che vi dico che se avete collezionato la Burago o se avete collezionato questa qui della Formula 1 Auto Collection, ragazzi, non vi serve collezionare anche questa qua. Io l'ho fatto e magari potreste farlo anche voi, perché voglio fare tutta questa nuova collezione, quindi voglio tutte le stesse teche, le voglio mettere tutte vicino, quindi insomma ci può stare se si vuole fare questa nuova collezione. Altrimenti, ragazzi, siete a posto, perché è proprio la medesima. Un'altra cosa che voglio mostrarvi, visto che ci siamo, è la SF90 in scala 1 a 24 delle grandi Formula 1 di Centauria. E proprio parlando del discorso che vi stavo facendo prima del fondo dell'auto, guardate purtroppo come questa 1 a 24, nonostante è molto più grande e presenta dei dettagli, ragazzi, sicuramente molto più belli, guardate il fondo dell'auto non scolpito. Vedete quanto manca, raga, quanto fa la differenza. È veramente bello vedere il fondo scolpito su queste 1 a 24, secondo me ci poteva davvero stare, va bene? Sicuramente però guardate l'ala anteriore come è fatta meglio, anche il muso come è realizzato sicuramente in maniera più precisa. Guardate anche all'interno del cockpit abbiamo la colorazione sulle cinture, sullo sterzo, cosa che ovviamente manca in quelle Burago. Vi ricordate, dentro il cockpit non vengono attaccate neanche gli adesivi delle cinture di sicurezza. Questa ormai è una cosa che sappiamo, va bene? Ragazzi, dunque, questi erano i miei modellini della SF90, due sono identiche, quindi non ci possiamo sbagliare. Fatemi sapere, come sempre, qual è la vostra preferita, se avete collezionato una piuttosto che l'altra, e questo mi interessa sempre tantissimo. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like veloce come la SF90 di Charles Leclerc. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi questo modellino e se state continuando la collezione. Sempre un commentino qui sotto. Io vi do appuntamento ovviamente con il prossimo numero, perché come vi stavo dicendo tanto le facciamo tutte, quindi sempre super sintonizzati. Qui da Visio e dalla SF90 di Charles Leclerc è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.